e portare i saluti del presidente De Gennaro, e quindi non posso che essere, diciamo, ovviamente grata da parte del Centro Studi della vostra partecipazione. Poi il presidente Amato è anche presidente onorario del Centro Studi, voi siete due board member, oltre che Marta è anche vicepresidente. Quindi grazie, abbiamo avuto tantissime, tantissime richieste di collegamento. A un certo punto abbiamo dovuto smettere di accettarle perché non superare i limiti, però appunto se poi sarete d'accordo potremmo, stiamo registrando la vostra conversazione, poi se sarete d'accordo possiamo metterla a disposizione sul nostro sito. Carlotta, ma dove c'è scritto participants c'è il numero 170. Vuol Sì, sono dire che ci collegati. sono 170 collegati. Beh, Sì, è così. riscuotiamo di più di un piccolo partito italiano, non male. Presidente, continuano a crescere, peraltro. 171, non saranno i contagiati, no? L'Europa evidentemente è un tema che piace. Allora, io intanto vi saluto tutti, chiedo scusa se sotto il mio nome compare un nome che non è il mio, esotico, è quello di mio marito, sto usando il suo computer da casa. E quindi do il benvenuto e chi ci sta seguendo appunto sa che potrà intervenire. Carlotta, che è il direttore generale del Centro Studi Americani, ha già salutato per conto del nostro presidente Gianni De Gennaro. Non mi rimane che introdurre questo qualificatissimo parterre per parlare di Europa e credo anche della particolare condizione che il nostro paese in questo momento sta vivendo proprio nei rapporti con l'Europa. I partecipanti, come da invito, sono Giuliano Amato, giudice della Corte Costituzionale e presidente onorario di Centro Studi Americani, Marta Dassù, che è direttore di Aspenia, Senior Advisor European Affairs, ed è vicepresidente dello stesso Centro Studi Americani, Massimo D'Alema, presidente della Fondazione Italiani e Europei, e Gianni Letta, già sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che è in collegamento però telefonico, quindi non lo vedrete nel nostro schermo. Ci sono, credo, tutti. Forse Gianni Letta sta per collegarsi, Carlotta? Lo stiamo chiamando al telefono, sì. Va bene. Dunque, questi sono giorni in cui l'Europa rientra nel lessico quotidiano, non soltanto per quello che riguarda i contributi che sono stati più o meno solidali rispetto all'Italia nell'emergenza del coronavirus. Proprio oggi Ursula von der Leyen ha ammesso che l'Europa ci deve delle scuse, ma anche per questa, diciamo, trattativa, questo negoziato che il 23 prossimo aprile dovrebbe arrivare a un nodo decisivo, uno snodo decisivo, che è appunto il rapporto con i contributi economici che dall'Europa dovrebbero arrivare ai paesi tutti colpiti dal virus. Non sappiamo come andrà, cercheremo di capire però come questa stagione indimenticabile nel bene, perché c'è anche forse un po' di bene e nel molto male, questa stagione che ci vede reclusi e che ha visto appunto tanto dolore sparso in tutta Europa, in tutto il mondo, potrà sviluppare e che tipo di relazioni potrà sviluppare tra noi, paesi europei, gli altri continenti. Ma insomma, il continente Europa è sotto la lente del nostro ingrandimento di questa sera. Non solo perché mi fa piacere far cominciare una signora, perché questo non sarebbe un motivo Sufficiente. sufficiente, ma
perché siccome parleremo di Europa con due competenti, uno è anche presidente della Fondazione Italiani Europei, e quindi ci concentreremo di più con Massimo D'Alema e Giuliano Amato sull'Europa, io chiederei a Marta Dassù di rompere il ghiaccio e darci invece un quadro dei rapporti europei e grandi paesi, vale a dire Stati Uniti e Cina. All'epoca Maria, del nel frattempo si è collegato il presidente Letta. Ah, è arrivato! Benvenuto! Ecco, io sono arrivato, mi sentite? Benvenuto Gianni Letta, che si è unito grazie, a noi. Grazie Maria, mi sentite? Sì, sì. Mi sentite bene? Volevo riassumere... scusa per aver interrotto la Marta che iniziava a parlare. No, però riassumo brevissimamente. Presidente Letta, se lei è d'accordo... farei questo primo giro, cominciando appunto da Marta Dassù. Io ti ho sentito, voi non sentivate me, ma io sentivo voi. Bene, allora cominciamo con Marta Dassù, poi andiamo sull'Europa con Massimo D'Alema, Giuliano Amato e Italia con l'Europa con Gianni Letta. Marta Dassù. Sì, Maria, tu mi chiedi di disegnare un po' il contesto strategico generale, non è facilissimo capire quali saranno le conseguenze geopolitiche di questa pandemia, perché in realtà non sappiamo quale sarà l'itinerario di questo nemico comune invisibile, il Covid-19, quanto resterà fra noi, quanto questo Great Global Lockdown è destinato a perdurare, e quindi tutte le previsioni vanno prese un po' con un inventario. Ma certamente la pandemia è una sorta di stress test perfetto per la nostra società globale contemporanea, anche perché la pandemia ha la caratteristica di mettere a nudo, per così dire, la forza comparativa e i punti di debolezza dei singoli sistemi politici, delle loro leadership, delle loro strutture sanitarie, della resilienza delle nostre società. Io credo che il punto da cui partire sia che un fenomeno di questo genere, una crisi come nessun'altra, l'ha definita Kristalina Georgieva, aprendo i lavori del Fondo Monetario Internazionale l'altro giorno, che fra l'altro dava delle stime di recessione molto preoccupanti, un 9% circa per l'Italia, in media un 7-8% per il sistema globale, con delle cifre catastrofiche, se si vuole, per i paesi in via di sviluppo. Credo che il punto da cui partire è che questo genere di crisi non produce un mondo nuovo, ma in genere accelera a dei trend sottostanti che esistevano già. E io ne vorrei citare quattro in particolare, cercando di essere il più breve possibile. Anzitutto io direi che accelera la crisi di quello che abbiamo definito a lungo l'ordine liberale internazionale e le sue istituzioni. In fondo è la prima crisi del mondo post-americano, e cioè di un mondo in cui gli Stati Uniti rinunciano in effetti a esercitare una leadership sistematica, e questo svuota le istituzioni internazionali che avevamo creato dal dopoguerra in poi. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è praticamente assente da questa scena. Il G20, che fra l'altro è la presidenza saudita, non può funzionare con rapporti così tesi fra gli Stati Uniti e la Cina, e quindi, a differenza di quanto era avvenuto nel 2008-2009 di fronte alla crisi finanziaria, il G20 di fatto non ha avuto per ora un ruolo rilevante. L'unica cosa davvero globale è il Covid-19, e per l'Europa questo fenomeno significa che fare funzionare il multilateralismo, e cioè il tipo di impostazione, di approccio alle relazioni internazionali in cui l'Europa eccelle, diventa particolarmente difficile, mentre è possibile e facile che l'Europa si ritrovi squeezed, schiacciata dalla competizione fra gli Stati Uniti e la Cina. Ed altra implicazione naturalmente è che l'Europa non può contare, a differenza che nel secondo dopoguerra, di un piano Marshall, su una ripresa in parte garantita dall'esterno, come avvenne allora, ma deve trovare
in sé la forza di un recupero collettivo. Il secondo punto importante, io credo, è che avremo una globalizzazione meno globale. Sembra una contraddizione in termini, ma in effetti è così. Anche questo era un trend preesistente, perché il declino del contributo del commercio mondiale alla crescita era già evidente, ma è destinato ad accentuarsi, anche perché abbiamo scoperto un po' di colpo la vulnerabilità delle catene globali del valore in settori cruciali per la sicurezza di tutti noi, in particolare la sicurezza sanitaria. Si stanno rafforzando i falchi, i fautori del decoupling, dello scoppiamento, della divisione fra l'economia americana e l'economia cinese, sia a Pechino che a Washington, e ci sarà probabilmente quello che si definisce in gergo un effetto di reshoring, un ritorno alla produzione, soprattutto queste produzioni decisive in campo medico, nei nostri paesi, nei paesi occidentali. Per l'Europa questo significa, per l'Europa, cioè per un continente fortemente trainato dall'export, che dovrà prevalere la domanda interna rispetto all'export internazionale, e quindi è fondamentale salvaguardare l'integrità del mercato unico, del mercato europeo, che all'inizio è stato messo in discussione da queste decisioni di creare delle barriere nazionali anche rispetto all'esportazione di materiale sanitario. Leggevo l'altro giorno un bel articolo di Pascal Lamy, che è sempre secondo me molto intelligente, che diceva che più che vero e proprio protezionismo si avrà una ondata di precauzionismo, e cioè gli attori principali tenderanno a seguire le proprie precauzioni, particolarmente di nuovo in campo medico e sanitario, e quindi il problema sarà l'armonizzazione fra standard prevedibilmente abbastanza diversi. Sul piano politico, a questa less global globalization si combina il ritorno alla centralità dello Stato, che è tipica di tutte le crisi di sicurezza, ma che comporta due rischi principali: in campo economico un rischio di statalismo, se volete, e in campo politico un rischio di regressione democratica, come già abbiamo potuto vedere nel caso dell'Ungheria. E per l'Europa l'implicazione è, mi sembra, abbastanza netta, cioè come riuscire a difendere il proprio modello di economia sociale, di mercato e di democrazia liberale all'interno, anche rispetto a queste narrative in parte opportunistiche, in parte ostili, che Cina e Russia hanno collegato alla loro politica di aiuto. Un terzo punto che mi sembra importante, specie quando si tende a comparare questa battaglia contro il virus globale a una sorta di guerra, una guerra contemporanea, la mia impressione è che non si avranno vincitori e vinti in senso specifico, ma si avranno nella sostanza dei perdenti relativi, dei relative losers, nel senso che nessuno dei grandi poli emergerà come un vero e proprio modello. Abbiamo visto che una Cina più assertiva cerca di proporsi come modello, ma a mio parere non ha la credibilità per farlo. È difficile scordare quel mese in cui la Cina ha tentato di occultare la diffusione del virus a Wuhan, e la Cina poi, io credo, sarà uno dei paesi più colpiti da questa riduzione della globalizzazione, proprio perché la Cina è stata uno dei grandi beneficiari della globalizzazione degli scorsi decenni. Quindi è prevedibile una riduzione dei tassi di crescita, e questo in Cina si combina alla legittimità del Partito Comunista, che, come tutti sappiamo, fa della crescita economica la sua principale attu. Quindi non è escluso che in Cina si abbiano forti tensioni politiche e sociali. Dal canto loro, gli Stati Uniti hanno reagito in modo lento ed erratico. Abbiamo visto quanto Trump ha esitato, dando l'impressione fondamentalmente che combattere la Cina, ha cominciato Trump parlando di virus cinese, influenza di Wuhan e così via, insomma, che combattere la Cina fosse più importante che combattere il virus. E c'è chi si interroga
su una sorta di momento Suez degli Stati Uniti. È possibile cioè che questa battaglia contro il virus segni la transizione dall'impero americano a un altro tipo di assetto, così come Suez segnò il declino dell'impero britannico? A me sembrano forse tesi troppo estreme, troppo drastiche. Come dicevo, non credo che ci saranno vincenti assoluti, ci saranno dei perdenti relativi. Forse i perdenti assoluti saranno i paesi in via di sviluppo, dove la riduzione degli investimenti, delle rimesse dall'estero e così via, e la debolezza intrinseca degli stati creerà una situazione veramente molto difficile. Di nuovo, per l'Europa è un grosso problema, visto l'instabilità sostanziale del nostro estero vicino, il nostro neighborhood, in particolare in Africa. Infine, quarto trend, avremo un mondo ancora più digitale, con effetti importanti, li stiamo vedendo adesso sul nostro modo di lavorare, e con forti tensioni fra sicurezza sanitaria e libertà, i rischi legati al capitalismo della sorveglianza, il bisogno di combinare privacy e dati così importanti per la gestione della crisi sanitaria. Quindi questi mi sembrano i quattro trend importanti, principali. Commento solo concludendo che l'Europa arriva non preparata a questa crisi, come era in qualche modo anche inevitabile. Va detto che l'Europa passa, si trova di fronte negli ultimi 15 anni a crisi veramente importanti, drastiche, prima la crisi finanziaria, poi la crisi dei rifugiati e infine quest'ultima gravissima crisi, e ogni volta di fronte a crisi del genere c'è una lentezza del processo decisionale e ci sono tensioni interne fra est e ovest, nel caso dei rifugiati, fra nord e sud, sia nel 2008-2009 che oggi. Un modo per vedere questa crisi nord-sud, e concludo qui, è, prendendo da un lato l'Italia e dall'altro l'Olanda, è che l'Italia in qualche modo sovrastima, io credo, l'importanza dell'Europa, e cioè ritiene che l'Europa possa risolvere tutto quanto con una forma in qualche modo di deresponsabilizzazione, mentre un paese come l'Olanda, in genere il fronte del nord, ritiene che sia tutta una questione di responsabilità degli stati nazionali, cosa che non è. E quindi a me pare che la questione di fondo sia come avere un rapporto virtuoso fra stati nazionali e tavolo europeo, fra responsabilità dei singoli e condivisione degli oneri e dei rischi. Tutto ciò mentre l'opinione pubblica, in modo abbastanza preoccupante, specialmente in Italia, diventa sempre più scettica sulle capacità dell'Europa. Così stiamo anticipando i temi che approfondiremo con i nuovi relatori. Grazie, grazie Marta Dassù. Presidente Amato, se oggi si interroga un cittadino italiano, magari uno che era ultra europeista fino a qualche anno fa, oggi ci sentiamo dire, l'Olanda si bea dei nostri capitali e dei nostri capitalisti, ma mentre agisce da paradiso fiscale intra-Europa, non ascolta poi i richiami alla solidarietà che vengono da un paese colpito da un'epidemia, per cui non è colpa dell'Italia essere in questa situazione, è colpa di un virus che ha preso tutti. C'è quindi un crescente, come diceva Marta Dassù, sentimento di diffidenza verso questa Europa che, la gente si dice, a che cosa serve? Come risponderebbe lei a un cittadino che le ponesse questa domanda, se vogliamo, come dire, elementare, ma è quella che si pongono in tanti? No, noi amiamo in Italia discutere esclusivamente di questo.
È un tema che secondo me è più imposto dalla politica che non sentito negli stessi termini dagli italiani, ovvero da tutti gli italiani. Noi siamo bravi, un paese che ha programmaticamente scelto di non avere più un'elite, siamo bravissimi a consentire alle elite del momento di imporre un ordine del giorno come se fosse vero, attraverso gli aggettivi che vengono usati, la terminologia della quale ci si avvale, i sentimenti che si eccitano pro o contro. Io non sono affatto convinto che, primo, gli italiani adulti che conoscono l'Europa siano stupiti del fatto che in essa gli interessi nazionali giocano un ruolo rilevante, ciascuno c'ha i suoi e i suoi sono diversi da quelli degli altri e il nostro problema è oggi, come è sempre stato, quello di trovare un denominatore comune evitando che il denominatore comune ricalchi gli interessi dei più forti e lasci gli altri a bagnomaria. Secondo, non penso affatto che i nostri cittadini di nuove generazioni, delle generazioni più giovani, condividano tutto quello che la elite del momento è riuscita a far prevalere come ciò che viene chiamato sentimento comune. Tra le giovani generazioni l'atteggiamento nei confronti dell'Europa è molto più orientato alla fiducia e alla speranza che non alla sfiducia. Si noti poi che quando qualcosa di positivo viene fatto dall'Europa, questo finisce regolarmente in secondo piano e quindi si discute esclusivamente di ciò che non è ancora fatto. Quarto, trovo abbastanza paradossale che il giudizio sull'Europa venga fatto dipendere interamente da l'Olanda, che certo sta esercitando un suo potere di veto, ma che esprime una sua posizione. C'è chi sostiene, forse non ha torto, che ha dei sostenitori anche in Germania, ma insomma, come veniva detto nelle ultime parole del suo intervento da Marta, mettiamoci in testa che ci sono delle cose delle quali siamo responsabili noi e ce ne sono altre importanti di cui è responsabile l'Europa e non possiamo nascondere le nostre responsabilità dietro quelle che a volte bene, spesso male, a volte ancora in nessun modo, l'Europa assolve per quanto la riguarda. Rispetto alla vicenda in corso, mi ha particolarmente colpito il fatto che noi abbiamo portato la discussione sul tema su cui amiamo portarla da almeno 10 anni, che è il tema degli Eurobond, ogni volta facendo credere che debbono servire a pagare i nostri debiti, salvo il giorno dopo dire no, però gli Eurobond noi non li pensiamo perché servano a pagare i nostri debiti. Il che mantiene aperto l'equivoco su cui gli olandesi ficcano voluttuosamente il dito, stimolando altre reazioni come le loro, perché poi noi abbiamo le nostre elite che arruffano il pelo del nostro gatto, loro hanno le loro elite che arruffano il pelo del nostro gatto e
e non è lo stesso gatto in tutta Europa, ci sono più gatti che incarnano interessi nazionali effettivamente contrapposti. Che cosa mi ha colpito? Noi stiamo avendo un fenomeno epidemico di grandi proporzioni che interessa tutta l'Europa. È stato notato che i governi nazionali sono intervenuti troppo tardi rispetto a quando sarebbe stato il caso di intervenire. Questo riguarda più o meno tutti. Se lo dice il professor Fauci, Trump si offende, ma vale anche per lui, in effetti, che questo è accaduto. Qui c'è stato un ritardo anche dell'Unione Europea, nessuno questo lo nota. La Commissione Europea non ha utilizzato come avrebbe potuto i pur limitati poteri che possiede l'Unione in materia sanitaria stabiliti dall'articolo 168 del Trattato. Non voglio entrare in questo, ma per dire che a volte appunto dice che cosa fa o non fa l'Europa è una domanda che serve a dire accidenti all'Europa più che non ad identificare esattamente ciò che l'Europa avrebbe potuto fare e non ha fatto. In realtà poi, dal punto di vista che colpisce di più, è insomma quel fondo chiamato SURE dalla Presidente della Commissione che entra direttamente nella copertura della protezione sociale dei lavoratori messi in difficoltà dalle conseguenze economiche del coronavirus. Questo è, rispetto al passato, un passo di grandi proporzioni che l'Unione Europea sta facendo, perché aveva sempre ritenuto che tutto questo fosse materia degli Stati e gli Stati non le avevano consentito di metterci il becco. Io mi ricordo che quando facevo parte della Convenzione per il futuro dell'Europa, che nel 2002-2003 partorì un trattato contenente una Costituzione europea che poi non è entrata in vigore, avevamo elaborato delle norme che riguardavano proprio un ingresso diretto dell'Unione nella materia della protezione sociale. Ricevemmo una lettera dal cancelliere tedesco, allora Schröder, disse: guardate, io sarei anche d'accordo, ma i miei lender non accettano che l'Europa si occupi di questo. Ecco, questo sta accadendo e io lo considero un fatto positivo. Che cos'è che in questo momento ancora noi riteniamo necessario? Che ci sia un significativo intervento finanziario che copra l'ordine è centinaia di miliardi, che copra il fabbisogno di finanza che la ripresa potrà esigere di dover mettere sul piatto a beneficio dell'intero sistema delle economie europee. Ci stanno lavorando, è possibile che non siano eurobond, è possibile che siano altre cose. Se non viene fomentata la ostilità nei confronti di un'Europa che non fa nulla, io vorrei aspettare a capire come questa partita effettivamente va a finire. Un ultimo punto voglio dire con tutta chiarezza: noi ora stiamo aumentando il nostro debito interno per queste ragioni molto,
veramente di molto si può arrivare ad alcune, non solo decine di miliardi, ma forse di più. Che cosa stiamo pensando? Che a tutto questo provveda qualcun altro chiamato Europa, oppure che in buona parte tocchi anche a noi, come giustamente è stato detto, non con tasse, ma con prestiti sottoscritti in particolare da noi italiani. Giovanni Bazzoli tempo fa scrisse in una intervista che dette, mi pare, al Corriere della Sera, cose a mio avviso di grande interesse su questo tema, che pone in un modo anche politicamente tollerabile un tema che è tipico del nostro paese, insomma. Sai, il tema lo pose a suo tempo Galbraith al presidente Kennedy, che aveva dei dubbi sull'apertura sinistra che l'Italia si accingeva a fare. Poi, come è noto, l'atteggiamento dell'amministrazione Kennedy fu aperto e questo aiutò la formazione del centro-sinistra. Temeva che con questa apertura poi l'Italia finisse nelle mani dei comunisti del tempo. E il suo interlocutore gli disse: ma vede, presidente, l'Italia è un paese povero abitato da diversa gente ricca e quindi non è detto. Questa caratteristica l'Italia ce l'ha. Appunto, un prestito è un modo che esprime la fiducia nel proprio paese di destinare risparmio gestito da parte di italiani che ne hanno a sufficienza. Io di un tema del genere, e ripeto, non di tasse, penso che dovremmo parlare, perché a questo dobbiamo pensare anche noi, come gli olandesi da parte loro devono essere consapevoli della risposta che vogliono dare alla domanda che più volte è stata loro rivolta in queste settimane: ma chi comprerà i vostri tulipani? Ecco, se le economie europee scendono molto, e secondo le previsioni del Fondo Monetario scendono davvero molto, e beh, non è detto che i tulipani siano tra le priorità d'acquisto degli europei del dopo coronavirus. Grazie, presidente Amato. E vado a Massimo D'Alema, presidente di Fondazione Italiani Europei. Questo tema introdotto da Giuliano Amato è da un lato ricorrente, ma dall'altro molto tenuto sotto traccia, come se ci fosse un certo pudore nel chiedere agli italiani che possono di dare una mano concretamente al paese. E qualcuno poi fa notare che l'economia olandese in qualche modo è, come dire, tributaria a molti grandi capitalisti italiani, e Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa San Paolo, proprio a quegli italiani si è rivolto dicendo: avete avuto molto dal vostro paese, riportate un po' di capitali in Italia. Dunque, Massimo D'Alema, c'è un po' di pudore nel chiedere agli italiani, a quelli che possono, certo non a tutti, di dare all'Europa un'immagine di volersi assumere anche delle responsabilità, non solo chiedere che cosa l'Europa può fare per te, ma anche che cosa puoi fare tu per il tuo paese? Ma certo, non c'è dubbio che il nostro è un paese nel quale ci sono grandi diseguaglianze sociali, una parte della popolazione è ricca,
ricca, molti, non tutti, ma molti fra questi ricchi hanno uno scarsissimo senso di responsabilità verso il nostro paese. Insomma. E noi giustamente ci lamentiamo per il fatto che l'Olanda pratica una politica di concorrenza sleale sul piano fiscale, però indiscutibilmente c'è da riflettere su quegli imprenditori che non pagano le tasse in Italia, preferiscono i favori fiscali olandesi dopo aver ricevuto magari tanti soldi di contributo da parte dello Stato italiano. Però, quindi io sono d'accordo con Giuliano Amato, penso che indubbiamente per uscire da questa crisi, da questa difficoltà, ma soprattutto per finanziare un piano di sviluppo del paese, di rinascita economica, civile, sarebbe giusto chiedere agli italiani di contribuire ad un grande prestito nazionale. Naturalmente questo sarà tanto più agevole se le forze politiche, insomma, il Parlamento, insomma, le classi dirigenti del paese saranno in grado di indicare un programma credibile, cioè in qualche modo le persone potranno essere indotte a investire i loro risparmi se c'è un programma credibile di rinascita del paese, di sviluppo, e questa è la responsabilità delle classi dirigenti, non può essere attribuito ai cittadini, diciamo. È un problema quindi che ha questo aspetto complesso, però io vorrei dire qualcosa sulla crisi europea, perché io sono d'accordo, non bisogna fare concessioni ad un lamentarsi anti-europeo, ad un risorgenza di un nazionalismo che non rappresenta in nulla una prospettiva per il paese. Però non c'è dubbio che noi stiamo vivendo oramai, io penso in modo particolarmente drammatico, a partire dalla crisi del 2008, un impasse dell'Unione Europea, che deriva, secondo me, da ragioni politiche. Cioè, io non penso che il conflitto sia tra la sovranità nazionale e i vincoli europei. Non è questo il tema. In molti campi noi vorremmo che l'Europa mettesse più vincoli, non meno vincoli. Per esempio, sarebbe certamente positivo che l'Europa mettesse dei vincoli in materia di trattamento fiscale dei redditi da capitale, per esempio per stroncare la concorrenza sleale in questo campo. Sarebbe certamente positivo che l'Europa mettesse dei vincoli in materia di assunzione di responsabilità di fronte ai flussi dei rifugiati, in modo da suddividere il peso tra i diversi paesi europei. In tutti questi campi emerge con chiarezza, direi, la insostenibile contraddizione del sovranismo, perché l'ostacolo ad affrontare i problemi è proprio in un eccesso di sovranità nazionale, non in un eccesso di deleghe all'Unione Europea. Allora, detto questo però, io penso che c'è qualcosa che non funziona nei meccanismi europei, perché l'insieme delle regole, delle istituzioni dell'Europa del dopo Maastricht hanno avuto un determinato segno politico, culturale. Se noi ci riflettiamo, in definitiva, l'Europa è una costruzione politica che ha come principale fine quello di garantire la libertà del mercato e di limitare in tutti i modi l'azione pubblica, mettendo dei vincoli ai bilanci degli stati, impedendo gli aiuti di Stato, per amor del cielo, con una normativa antitrust, tutta volta a garantire la competizione sul mercato interno. Ma il mercato è mondiale,
E noi avremmo interesse a promuovere dei campioni europei in grado di competere sul mercato mondiale. La mia sensazione è che tutto questo armamentario di regole non funziona più. E non funziona perché viviamo in un'epoca in cui il problema non è più quello di garantire la libertà del mercato e di limitare l'azione dello Stato. Al contrario, a partire dal 2008, è chiaro che non ci sarà una forte ripresa economica senza una capacità della mano pubblica di orientare e sostenere lo sviluppo. E l'Europa non è attrezzata a fare questo. Questo è il vero problema. Io spero che in questi giorni, parliamoci chiaro, ci sono anche delle polemiche eccessive, perché se la Banca Centrale Europea non si comprasse 200 miliardi di titoli italiani, insomma, non so come noi ce la saremmo cavata. Quindi parliamoci chiaro, l'Europa, piaccia o non piaccia, non ha alternative credibili. Però il vero banco di prova, al di là della solidarietà, è se l'Europa affronta questa crisi dandosi un grande programma di rilancio e di sviluppo. Allora in questa chiave ha senso gli euro bond, non per pagare i nostri debiti, ma per sostenere un grande programma europeo di rilancio e di sviluppo. Si chiamino euro bond, si chiami recovery fund, mi interessa poco la discussione nominalistica, mi interessa la sostanza. E se l'Europa manca questo appuntamento, continuerà a vivacchiare, ma io penso che questa crisi ha messo in evidenza le nostre debolezze. Questa crisi ha colpito duramente le società europee, o molte società europee, perché siamo vecchi, anche anagraficamente, e anche perché le nostre società sono più deboli. Dopo 20 anni di liberismo selvaggio, c'è meno welfare, c'è meno assistenza sanitaria, ci sono più diseguaglianze sociali, c'è più precarietà del lavoro. E tutto questo è venuto alla luce in modo drammatico nella bufera della pandemia. E quindi bisognerà cogliere l'occasione per riflettere sul modo in cui sono cresciute le nostre società, su che cosa bisogna correggere, su che cosa bisogna recuperare di ispirazione originaria dell'Unione Europea. Io penso che la crisi europea sta qui. Penso che la rappresentazione di questa crisi in termini di conflitto fra la dimensione nazionale buona e la dimensione europea cattiva è una rappresentazione distorta, ideologica. Non è questo il problema. Il problema è quali sono le scelte politiche dell'Europa e quali sono le scelte istituzionali in grado di portare avanti le scelte politiche. Quello è il conflitto vero che bisogna aprire se vogliamo garantire una prospettiva alla nostra Unione. E poi, diciamo, io non voglio tornare sulle questioni più di carattere geopolitico che ha proposto Marta Dassù. Insomma, questa crisi della pandemia però mette in evidenza, diciamo, il relativo declino dell'Occidente. Insomma, la crisi dell'ordine liberale è innanzitutto la crisi del pilastro dell'ordine liberale, che è stato il mondo occidentale, gli Stati Uniti. E insomma, difficilmente penso che un ordine mondiale, di cui c'è assolutamente bisogno, perché questa crisi chiede un di più di cooperazione, di collaborazione sanitaria. Ma, diciamo, faccio un piccolo esempio banale. Se vogliamo che riprenda la mobilità, che è una delle condizioni della ripresa economica, ci dovrà essere, come dire, la sicurezza che i controlli che vengono effettuati sui passeggeri nell'aeroporto da cui partono, diciamo, siano compatibili con quelli che vengono effettuati nell'aeroporto in cui arrivano. Qui c'è bisogno di un di più di collaborazione internazionale, di un potenziamento degli strumenti di collaborazione internazionale, altrimenti non ne usciamo. Cioè, se la risposta alla crisi è
il prevalere degli egoismi nazionalistici, io credo che questa crisi apre degli scenari drammatici. Non dimentichiamoci che crisi di questo tipo nella storia umana spesso si sono concluse con le guerre. E allora è chiaro che l'Europa può avere un ruolo fondamentale nel gettare le basi di un nuovo multilateralismo, però deve avere, come dire, deve essere coesa al suo interno per poter giocare questo ruolo sulla scena. Le classi dirigenti europee sono in grado di accogliere questa sfida, secondo lei? Le classi dirigenti europee, diciamo, hanno molti acciacchi, parliamoci chiaro. Uno degli aspetti della crisi della democrazia, e cioè del fatto che noi abbiamo per 20 anni coltivato l'antipolitica, abbiamo distrutto i corpi intermedi, è il fatto che abbiamo classi dirigenti casuali e improbabili in molti paesi europei, in molti paesi del mondo. Dobbiamo domandarci perché, a differenza di 20 anni fa, quando andava di moda la democrazia, oggi cresce il fascino discreto dei sistemi autoritari. Anche perché, cosa che a me non mi affascina, voglio dirlo, però non c'è dubbio che quei sistemi garantiscono una stabilità e una qualità delle classi dirigenti che le democrazie non sembrano più in grado di garantire. Quindi dobbiamo rimettere le democrazie in grado di funzionare e sarà un lavoro molto complicato. Grazie Massimo D'Alema e andrei da Gianni Letta. Abbiamo, caro Presidente Letta, affrontato sia, come dire, quello scenario che Marta Dassù ci ha offerto di un mondo cambiato, geopoliticamente cambiato dal coronavirus. Siamo passati poi a come l'Italia vede l'Europa e Giuliano Amato ha giustamente ricordato che spesso gli italiani non sono consapevoli di come ci vedono fuori, anche per nostre colpe, non solo per colpe loro. Con D'Alema siamo al punto di ora o mai più. E io vorrei chiederti, caro Presidente, se questo ora o mai più al quale l'Europa è chiamata a dare subito una risposta può aiutare anche l'Italia a prendere delle decisioni, come dire, all'altezza dei tempi difficilissimi che non solo ci vedono ora, ma che ci attendono anche nei prossimi mesi. Che cosa si può fare? Sarebbe facile rispondere alla tua domanda, sicuramente sì. Io ho molto apprezzato lo scenario iniziale delineato in maniera così chiara, limpida e coerente da Marta Dassù. I 4 trend che lei ha individuato sono esattamente 4 grandi problemi che si impongono oggi al mondo. Ma mi ha molto convinto la sua introduzione e la sua conclusione, che sono collegate poi a quello che ha detto il Presidente Amato e da ultimo il Presidente D'Alema. Marta ha detto che questa crisi ha accelerato e messo in evidenza in maniera vistosa e drammatica i punti deboli dei singoli paesi. E noi che siamo purtroppo tra questi paesi il più debole, ci mancava solo che si accentuassero o si accelerassero i nostri punti deboli per farci capire in quali condizioni oggi ci troviamo. E la conclusione di Marta è stata che per quanto riguarda l'Italia forse siamo abituati o abbiamo la tendenza a sopravvalutare l'Europa, a chiedere all'Europa qualcosa che l'Europa non può fare e non può dare, forse per assolverci dalle omissioni e dalle mancanze nostre. E io credo che qui ci sia molto del vero, ma che sia anche strumentale o ideologico.
perché per alimentare quel sentimento, che fortunatamente il presidente Amato, più ottimista di me, non vede, anzi lo conforta il fatto che nei giovani c'è fiducia e speranza nell'Europa, ma non c'è dubbio che cresce oggi in Italia un sentimento antieuropeo che fino a qualche mese fa, vorrei dire, non cresceva. Anzi, la maggioranza degli italiani era profondamente, convintamente europea e tutta la classe produttiva del paese era ancorata all'Europa e perciò convinta di essere europea. Oggi c'è qualcuno che invece, brandendo quell'arma del sovranismo nazionale di cui il presidente D'Alema ha messo benissimo in evidenza le contraddizioni, tende a creare l'illusione che l'Europa può e deve soccorrerci, aiutarci, caricarsi magari una parte del nostro debito, per creare poi inevitabilmente una delusione che consenta, facendo crescere a dismisura quel sentimento, di prospettare un Italexit sul modello inglese. E questo è profondamente allarmante, perché in questa situazione e con l'aggravarsi della situazione dovuta alla pandemia, questo sentimento rischia pesantemente di crescere in maniera irreversibile. Ecco perché si chiede all'Europa oggi uno sforzo di comprensione verso l'Italia, proprio per arginare questo fenomeno che a mio giudizio è il più pericoloso, perché lo sentiamo, lo percepiamo anche nell'esperienza quotidiana di ognuno di noi, nei contatti che ognuno ha, sente che c'è qualcosa che si è rotto. Gli italiani erano i più europeisti di tutti in Europa, sempre stati così, e non lo hanno dimostrato solo quando sono andati a votare, ma anche nella vita di tutti i giorni. Oggi invece la tentazione di accreditare all'Europa colpe che sono anche nostre e di scaricarle tutte sull'Europa rischia di creare un'illusione prima e una delusione poi molto pericolosa. Ecco perché quando il presidente Amato dice giustamente che anche l'Unione Europea si è mossa in ritardo e cita l'articolo 168 del trattato che assegna all'Unione, sia pure in minima parte, una responsabilità comune sulla sanità e giustamente contesta all'Europa di non averlo fatto o di averlo fatto in ritardo, e beh, io guardo quel che succede in Italia quando, ignorata la Costituzione e la legge, che qualcuno si è generosamente offerto di ricordare, nessuno ha pensato che la profilassi nazionale in caso di pandemie è riservata all'esclusiva competenza del governo e si è invocata invece un'esclusiva competenza in materia di salute e sanità pubblica alle regioni, che hanno determinato uno sconcerto nell'opinione pubblica che non solo perde fiducia nell'Europa, ma perde fiducia anche nelle istituzioni italiane, perché lo spettacolo al quale si assume nel rimpallo delle responsabilità e nella corsa alle decisioni in un senso o nell'altro, spesso contraddittorie l'una all'altra o tra le stesse istituzioni, è veramente una cosa che ha reso quasi incomprensibile giorno per giorno tutto quello che avremmo dovuto fare e che ci si chiedeva di fare. Ecco perché se possiamo e dobbiamo chiedere all'Unione Europea non solo maggiore comprensione, maggiore efficienza, maggiore efficacia, forse la dobbiamo chiedere anzitutto a noi stessi. Ha ragione il presidente D'Alema quando dice c'è una crisi, perché l'Unione Europea è qualche anno che vive un impasse dalla quale è incapace di uscire. Dio volesse che la crisi convinca tutti a farlo, ma qui si incrocia quell'altro ragionamento che il presidente D'Alema ha fatto sulla crisi delle elite, la chiamata il presidente Amato, diciamo della classe politica o genericamente della classe dirigente. Mancano le personalità che hanno segnato il cammino dell'Europa anche in anni recenti, senza arrivare a De Gasperi, Schumann,
Ma e Adenauer, e basta ricordare, lo ha fatto molto bene il professor Quadricurso in un articolo di stamattina molto bello, e basta ricordare Kohl. Kohl ha saputo con la sua personalità imporre alla Germania delle scelte che la Germania o i tedeschi facevano fatica ad accettare. È mancata la stessa personalità per far capire ai tedeschi che è interesse non solo dell'Europa, ma anche dei tedeschi e della Germania aiutare l'Italia in un momento come questo. Italia, anello debole della costruzione europea, che vive oggi più drammaticamente di altri una condizione che tutti ci accomuna. Mancano forse le personalità europee capaci di avere prestigio, influenza, essere riconosciute e credute in tutta Europa per imporre ai singoli paesi una visione comune, che vinca quegli egoismi nazionali che sono stati più volte ricordati e che invece un sovranismo becero alimenta in maniera molto pericolosa. Grazie, grazie Presidente Letta. Ed è poi vero che alla fine arriva soltanto una percezione di reciproca diffidenza. Vi do qualche dato. No? Prendiamo quello che ha fatto la Germania in queste settimane per l'Italia. Ha trasferito 44 pazienti critici dall'Italia alla Germania, liberando dei posti preziosi per la terapia intensiva in quei giorni. Ha donato 75 ventilatori polmonari e altro materiale, 7 tonnellate e mezzo di materiale. Sono arrivati altri 200 ventilatori da un'azienda tedesca. Le Confindustrie tedesche hanno come dire, manifestato la loro solidarietà agli imprenditori italiani, ma tutto questo non è arrivato Maria, all'opinione pubblica. Qualche ministro, anzi proprio il titolare, ha preferito esaltare gli aiuti di Cina, Cuba, Turchia e non so più chi altro, senza mai citare l'aiuto della Germania o degli questo, altri paesi europei, che pure c'è stato. Crea evidentemente un problema, perché aumenta quella barriera di diffidenza per cui poi permettimi di dire che qualche colpa parla. Permettimi di dire che qualche colpa ce l'ha anche l'informazione, perché tu hai mai letto sui giornali qualcosa o qualche titolo grande sugli aiuti della Germania o della Francia, mentre hai visto pagine e pagine sui soldati e i medici russi, su quelli cubani, interviste, eccetera. E invece è passato sotto silenzio quel gesto di solidarietà europea che è stato il più producente, il più immediato e il meno reclamizzato. Mi vorrei proprio interrogare sul perché. La risposta più banale è, la foto dei medici cubani era molto pittoresca, la foto dell'arrivo dei ventilatori tedeschi no. Però posso dirti che, per esempio, avendo parlato in radio del gesto generoso di un imprenditore tedesco che ha messo a disposizione i suoi aerei per portare del materiale dalla Germania all'Italia, non ho visto che poi nessuno riprendesse la notizia. Comunque vorrei Ma quante personalità tedesche della politica e della cultura, molti intellettuali, hanno invece rivolto appelli alla Merkel perché considerasse la posizione dell'Italia in maniera più aperta? Quanti? Ma quanta eco hanno avuto in Italia? Molto poca. Ne hanno avuta di più, ovviamente, gli analisti di Commerzbank quando hanno malauguratamente suggerito di vendere i titoli di Stato titolo sciagurato dei mafiosi, ma quelli sono episodi che così hanno purtroppo molti omologhi in Italia, perché parlare dei nipotini di Hitler o parlare dell'eredità del nazismo fa quanto i mafiosi in bocca o sulla pagina di un giornale tedesco. Appunto, reciproche diffidenze che non ci aiutano. Volevo chiedere al direttore del Centro Studi, Carlotta Ventura, se ci sono già delle domande e
se sono i nostri discussant disposti a rispondere. Sì, delle domande ci sono, se volete vi leggo la prima che è arrivata, che arriva da Nicola Bianchi e ci chiede, visto il divario attualmente insanabile con alcuni paesi come l'Olanda che esercitano il potere di veto, è possibile uno scenario nel breve periodo di un accordo politico per un'Europa a due velocità, con diversi livelli di integrazione e partecipazione tra i membri dell'Unione con posizioni diverse tra loro? È una prima domanda. È una domanda interessante che porrei subito a Giuliano Amato. Si parla da ora di un'Europa a due velocità e sembra quasi pronta un'Europa anseatica, no? La Germania e i paesi del nord Europa. È lì che stiamo andando? E la Francia in questo contesto con chi si schiererà alla fine? Beh, insomma, se avessi la risposta a questa domanda, francamente, no, il rischio al momento attuale è proprio quello che le future aggregazioni intraeuropee seguano la frattura che si è aperta tra nord e sud. Questa è la cosa assolutamente da evitare. Anche se è invece normale che possa essere per il futuro un'Europa a due o forse anche più velocità, dovendosi intendere per questo non quello che si intendeva tradizionalmente, cioè che c'è l'avanguardia, il gruppetto di testa che arriva più veloce dove poi arriverà anche il gruppo che segue. No, l'Europa a due velocità o forse anche a più sarà quella in cui ci sarà un minor gruppo di paesi più fortemente integrato rispetto ad altri che lo saranno di meno e che resteranno meno integrati. Questo è ciò che mi aspetto e si potrebbe elaborare su questo molto per identificare le aree sia tematiche sia geografiche di questa maggiore o minore integrazione. Qual è però il punto che, anche in ragione di ciò che siete venuti discutendo dopo il mio intervento, mi sembra importante mettere in luce ora? Il ruolo cruciale della Germania, che è un ruolo che essa può esercitare a condizione che abbia una leadership interna all'altezza, e si torna al punto di prima, cioè che qui c'è una domanda di politiche e anche di politiche europee che rischia di restare insoddisfatta per inadeguatezza delle elite dirigenti, e questo è un tema generale. Prima con Gianni Letta veniva ricordato Kohl e il ruolo che poté esercitare. Ma pensate alla stessa Angela Merkel e al suo rapporto con una Germania in larga parte della quale era venuto crescendo ed è rimasto quel sentimento di egoistica autotutela di cui ogni tanto vediamo gli sbruffi in Commerzbank, nello Spiegel e anche altrove. C'è sempre stata quella spinta interna. Nel famoso momento in cui noi celebrammo così il trionfo italiano, se volete, nel Whatever It Takes di Mario Draghi, noi non potevamo ignorare che Draghi poté uscirsene con il Whatever It Takes
perché aveva con sé la Merkel, la quale gli garantiva che la reazione negativa della Germania non ci sarebbe stata, perché sarebbe stata una reazione negativa in Germania, ma da lei contrastata, facendo prevalere l'interesse comune. E mise a tacere il governatore della banca tedesca. Esatto, che era sulla posizione contraria. E Windman, esatto. Ora, diciamo le cose come stanno, insomma. Io sono un grande amante di Roger Federer, continuerò a considerarlo un grande, ma prendo atto che ora non gioca più come giocava 10 anni fa. La Merkel oggi mentre non Giuliano gioca Amato più. Continua a giocare bene. Io sì, io a differenza di Federer sono migliorato col passare degli anni, però sono passato dai 70 agli 80, lui è passato dal decennio dei 20 ai 30 tardi. La Merkel non ha più quella forza di leader e notate, la Germania non sa trovare la sostituta, perché il problema è non la stanno cercando, rinviano, non riesce ad emergere questa figura. Cioè, parlano bene di questo nuovo bavarese, di questo giovane bavarese di cui adesso vi dirò anche il nome, ma comunque mi dicono di tenerlo d'occhio, questo bavarese. E teniamolo d'occhio, io sono più che aperto a tener d'occhio giovani che lo meritino, ma ecco, questo tema che ha posto Massimo è la qualità delle nostre classi dirigenti e perché sono di questo livello, perché se possiamo fare qualcosa sul perché. Sa, non è che li possiamo sostituire con i virologi, perché ora il virologo che sa è quello che ascoltiamo di più. Abbiamo bisogno di qualche Merkel giovane in tutti i paesi. Tenete d'occhio questo Markus Söder, vediamo come si presenterà sulla scena, ma insomma se lo stanno coltivando. Carlotta Ventura, ci sono altre domande da porre a altri nostri discussant? Sì, ci sono molte domande, ad alcune diciamo avete già risposto nel corso diciamo della conversazione. Ce n'è una di Leonardo Becchini che si domanda se la possibilità che l'intervento finanziario europeo non si sostanzi in Eurobond è dovuto al fatto che tale strumento implicherebbe un passo avanti nel processo di integrazione. Lui fa riferimento alla politica fiscale. Massimo D'Alema, vuole rispondere lei? Ma io innanzitutto, diciamo, come accennava anche Giuliano all'inizio, cioè questo strumento degli Eurobond si carica di una connotazione negativa anche per le opinioni pubbliche di diversi paesi, a cominciare dalla Germania, perché in qualche modo appare un modo di mutualizzare, cioè di far pagare a loro, il debito dei paesi indebitati. Quindi suona male, ecco, da questo punto di vista è difficile da far digerire alle opinioni pubbliche di quei paesi. Infatti io penso che se ci sarà un passo in avanti, io non lo escludo, perché penso che il Consiglio europeo del 23 aprile sarà molto importante e credo che ci sia consapevolezza che bisogna fare un passo in avanti. Ma se ci sarà, non si chiamerà Eurobond, si chiamerà Recovery Fund, cioè si dirà bisogna creare un fondo europeo per sostenere la ripresa. Poi saranno Massimo, sì. Massimo, bisogna cancellare soltanto la parola, perché poi sì. Anche nelle proposte dell'Unione al Consiglio dei Capi di Stato e di Governo ci sono in tutte esatto. Le voci. Sia per lo SURE, sia per la BEI, sia per il Fondo della Ricostruzione, emissione di titoli comuni, non li chiamiamo Eurobond, ma sono Eurobond, cioè sono è titoli così, comuni è così. Coperti da tutti. Quindi io spero. Quindi bisogna esorcizzare la parola.
Esatto, sono d'accordo con te. Io spero che ci sia un passo in avanti. Sono sicuro che non si chiamerà Eurobond, ma ci sarà un passo in avanti. Lo spero, sono abbastanza fiducioso. Naturalmente vorrei sottolineare una contraddizione che è gustosa, perché i teorici del sovranismo, quelli che considerano l'Europa un super stato oppressivo, sono a favore degli Eurobond. Ora mi domando se l'emissione di titoli non sia una manifestazione di sovranità, esatto, suprema, diciamo. E questo è veramente certamente un passo avanti sulla via dell'integrazione, come la domanda suggeriva. È certamente un passo in avanti sulla via dell'integrazione, e questo è rivelatore, come dire, della contraddizione paradossale di quelli che dicono che il nostro guaio è l'Europa, dopodiché chiedono all'Europa di diventare uno Stato multinazionale, perché sostanzialmente... Beh, ma è la stessa contraddizione delle stesse persone che dicono prima gli italiani e poi si arrabbiano quando gli olandesi dicono prima gli olandesi, e via di seguito. Tu sei ancora logica. Più diretto, diciamo, sei ancora più diretto nella polemica. Io sono ormai un po' più distante dalla politica di te, ma condivido pienamente, diciamo, l'obiettivo polemico. Mentre ci avviamo veramente alla fine, io vorrei chiedere a Marta Dassù, tornando... No, Maria, correggiti però, perché di questi tempi dire mentre ci avviamo alla fine... No, hai ragione! Non è bene augurante. No, hai diciamo assolutamente alla conclusione ragione. Del dibattito. Alla conclusione del dibattito, la parola fine non la vogliamo neanche evocare. Brava, avviandoci brava. Alla conclusione del dibattito, come saggiamente suggerisce Gianni Letta, vorrei tornare a uno dei termini che ha usato Marta Dassù nel suo intervento, perché ha parlato di precauzionismo. Ora, voi che ci avete seguito avete sentito che per esempio Massimo D'Alema rilevava come sia a un certo punto necessario ribilanciare le diseguaglianze che molto si sono acuite in questi 30 anni. C'è chi dice, cito Lord Haig, una delle personalità più acute, a mio modesto avviso, della politica britannica, già a capo dei conservatori, dei Tory, Lord Haig, che dice il capitalismo si deve reinventare perché se no non sopravviverà. Allora, Marta Dassù, abbiamo vissuto 30 anni, o anche 40 forse, di inni al neoliberismo. Negli Stati Uniti ha stupito il successo che per una buona parte della campagna elettorale ha arriso a Bernie Sanders, e certamente uno agli antipodi del neoliberismo. Questa fase di riflessioni globali sul capitalismo, legata anche all'epidemia, ma era cominciata già prima questa fase di riflessioni, ecco, che cosa potrà introdurre di nuovo in una società, quella appunto europea, che come ricordavano prima i nostri discussant, di vincoli ne ha posti parecchi in questi anni, e non è detto che siano stati dei vincoli che abbiano aiutato a smussare le diseguaglianze. Ma un problema generale è questo, secondo me, quanto questa crisi si baserà per le sue soluzioni su misure temporanee, provvisorie, e poi si tornerà a tutto come prima, e quanto invece trasformerà le scelte delle nostre società. Da un certo punto di vista, lo dicevo all'inizio, la Cina e gli Stati Uniti apparentemente vogliono tornare alla posizione precedente dopo averci messo un grosso tampone, che si traduce in grosse politiche di stimolo fiscale. L'America, 2 trilioni di dollari, la Banca Centrale Cinese, via. Per l'Europa io credo che sia importante questo, cioè che queste misure che sperabilmente verranno prese dal Consiglio europeo del 23 aprile non siano delle misure temporanee, ma siano un cambio di passo necessario.
perché effettivamente è vero quello che diceva Massimo D'Alema, secondo me, e un po' tutti voi, che l'Europa si è dedicata soprattutto alla liberalizzazione del mercato interno, alla protezione del consumatore, ma oggi il tavolo da gioco è globale e l'Europa deve riuscire a competere sul piano globale. Quindi non basta dire sospendiamo le regole del patto di stabilità, congeliamo le regole sugli aiuti di Stato, introduciamo un whatever it takes della Banca Centrale Europea che durerà quel che durerà. Bisognerebbe in effetti avere il coraggio di fare un recovery plan, probabilmente con le finanze di un aumentato bilancio europeo, ricordiamo il bilancio europeo ridicolo, ma certamente aumentato, che serva a cambiare di passo e a mettere in grado l'Europa di competere non all'interno, ma sul piano internazionale, sul piano globale. Questo è il grande cambiamento che l'Europa deve fare. Secondo me Macron dice da questo punto di vista molte cose giuste. C'è tra l'altro una sua nuova intervista al Financial Times che mi sembra molto buona. Direi che le risposte alla crisi oggi si dividono un po' su questo, fra chi pensa che bisogna avere un set di misure straordinarie da stato di eccezione e chi pensa che questa sia l'occasione per trasformare un sistema capitalista che era in crisi già prima. Poi naturalmente ci sono anche le tesi palingenetiche che sono eccessive, cioè che cambierà tutto, eccetera, eccetera. Ci vuole equilibrio su questo, ma io credo che, come al solito, la crisi è anche un'occasione per tentare di cambiare in meglio le nostre società. Non so se ci riusciremo, ma certamente misure temporanee non bastano. È proprio quello che tu hai citato Macron prima, un passaggio dell'intervento che il Presidente della Repubblica Francese ha fatto lunedì scorso parlando ai suoi connazionali, e anche in quell'occasione è tornata appunto la chiave delle diseguaglianze, che tra l'altro è una delle ragioni, ha detto Macron, per cui qui in Francia si riapriranno le scuole l'11 maggio, gradualmente. Io credo, Carlotta Ventura, che forse abbiamo consumato tutto il nostro tempo. Che dici? Grazie. E poi chiudiamo con l'invito all'equilibrio rivolto da Marta Dassù e quell'auspicio di miglioramento che è la migliore delle conclusioni. Ma Gianni Letta è ottimista sulla dimensione delle scelte politiche italiane? Sono, come dire, come vedi, non ti faccio la domanda diretta proprio, sul governo. Perché proprio in coda mi vuoi fare una domanda così delicata? Il dibattito è stato su toni alti, lasciamolo su toni alti e concludiamolo con quella saggezza e dolcezza di Marta che ha invitato tutti all'equilibrio, dote difficilissima da trovare, e che ha auspicato invece che si possa uscire in qualche modo senza palingenesi eccessive o esagerate, ma con un miglioramento comune. Vediamo se sarà possibile nei prossimi mesi, come dire, valutare che queste note incoraggianti sono state accolte. Intanto cominciamo a vedere che cosa si decide il 23 aprile, come ricordavate. E speriamo di poter tornare presto nella sede del Centro Studi Americani a fare un dibattito per vedere come è andata a finire. Speriamo. Le porte, Carlotta Ventura, non vedo l'ora di riaprirle. Ce le riaprirà. Brava Carlotta. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Buona serata. Grazie Maria, grazie molto. Grazie. Presidenti D'Alema e D'Amato, ossequi. Ciao Marta. Ciao Gianni. Ciao Giuliano. Ciao, Carlotta, grazie. Grazie davvero. Grazie molte, grazie.